Bella, bellissima, ti fai sempre più bella, eh? Grazie. Hai fermato il tempo. Vabbè. È solo a te che lo specchio non fa mai pigliacolo. Ma perché quando tu guardi mi fai sempre una schifezza? Ma perché dici così? Ah, dici che sono brutto, sono Ma vecchio. quando mai? Tu sei sempre un bell'uomo. Tu dici così perché sei mia moglie, ma vabbè. Senti, a proposito, io ho fatto una pensata. Quando pensi tu mi fai paura, che cosa hai pensato? Niente, è Dimmi. un pensiero che ci voleva, necessario, indispensabile. Ah, Noi dici? siamo da tanti anni assieme, tu Davvero. hai sempre governato questa casa, sei stata la regina della cucina, la regina del bagno, la regina del soggiorno, la regina dei panni stisa, la regina dei panni stirata, la regina dei pavimenti lavata, la regina del cucito. Quando mi uso le calzettine mi fai arrecreare, praticamente hai sempre fatto quasi tutto tu. Dico quasi perché la parte amministrativa, come ben sai, ma sono visti, Sempre. tu quando prendevi lo stipendio e lavoravi, a chi lo davi? A te. Io pigliavo lo stipendio di 2.000 e lo mettevo in banca. Quando adesso che siamo andati in pensione e tu prendi la pensione a chi la dà? A te. Io pigliavo la pensione dove a me e la porto in banca, Sì. hai capito? Praticamente mi vedo tutto, paga luce, acqua, gas, condomini, tutto quello che c'è da pagare. Tutto. Quando tu scendi e devi andare a comprare un vestito, un paio di scarpe, i soldi a chi li chiedi? A te. Perché tu non sai nemmeno a dove mettere in mano, e io per Infatti. questo qua dentro ci ho messo dei numeretti. No, Hai ripreso a giocare? signore, sono dei numeretti segreti, nel senso sono la password, il PIN e il numero di conto corrente per entrare telematicamente in banca, perché senza questi numeretti non puoi operare, non puoi fare niente. E poi non ho finito. Ti ricordi giù nello scantinato abbiamo quella pila di scarpe? Nel primo scatolo, quello sotto a tutti, non ci stanno le scarpe. Se sono rubate. No, signore, non ci stanno le scarpe, che le ho tolte e ci ho messo un gruzzoletto dei soldi, delle mazzette di soldi, perché noi abbiamo bisogno di liquidi. E mo col Covid che sta in giro, vai in banca e non ti fanno passare, vai in banca matto e sono finiti i soldi. Noi abbiamo bisogno di questi soldi liquidi. È perché mica per esempio guarda la macchina potremmo pagare con un bonifico, e mica No. con chi le cuzzella ci potremmo fare un assegno, no? Quando abbiamo bisogno di un po' di, quando avrai bisogno di un po' di soldi, vai là sotto e te li prendi. Stai attento quando ti lo scatto, sono tutte le scarpe in capo e vai pure all'ospedale, capito? Perché non l'hai messo sopra È tutto? bravo, è così, se arrivavo male in un aiuolo, qua non ho più scatto, non trovavo i soldi a me. Almeno così, è stato Quasi un mi atto dice. di furbizia. Bravo, ecco qua, questo ti volevo dire, questo ti ho detto. Scusate, ma perché mi dite tutte È queste perché io da un momento all'altro potrei morire. Ma perché non ti senti bene? Che è successo? No, mi sento benissimo, è che potrei morire naturalmente, capito? No? Se è per questo pure io potrei morire naturalmente. Ma se muori tu non è un problema. Muoio io, non è un problema. No, non fa brugliare. Nel senso che non è un problema perché se muori tu i numeri di te, mi sai come operare in banca. Se tu che non sai come operare in banca, il loro problema è se mori, hai capito? Se muoio io, Calmati, tu non si buona calmati. Ma che te l'ha detto? Non ti preoccupare. A me se non concessi la tua insamuria, io me la so cavare, non ti preoccupare, calmati. Sicuro? Calmati. Ah, ti sei Sicuro che te la sai calmato? cavare? Sì. Ti sei calmato? Sì. Meno male. Senti, Aldo, ma quando mi hai detto che tenevi dentro quello scatolo? Scatole di scarpe? Veramente non l'ho detto. Comunque ci stanno 20-30 mila euro. Biglietti da 50, da 100. Bene, Comunque, ecco. bene. Vabbè, dammi il foglietto, va. Ecco Ci stanno tutti i qua. numeretti qua Tutti. dentro. Sicuro? E allora, non ti preoccupare, non ti preoccupare, tu pensa a morire. Ah, Rimasi